sostenutissima, volata lanciata, si avvicina, si sta avvicinando, c'è un uomo che ha preso notevolmente vantaggio, 157 promozione per Consonni, Simone Consonni, il corridore bergamasco della curva. Simone Consonni, team Colpack, oggi volevi vincere alla Milano Busseto e ce l'hai fatta. Sì, oggi dovevo vincere soprattutto per ripagare la fiducia non totalmente ricambiata da parte mia martedì a Ceresara, dove eravamo via in 5 e mi sono fatto fregare come un pollo. Però oggi in volata ai 200 metri davvero sono partito cattivo e dovevo vincerla per forza questa corsa. Raccontaci un po' come sono andati proprio questi, diciamo, l'ultimo chilometro, questi ultimi metri prima dell'arrivo. Ma sinceramente non c'è stato troppo bagarre, perché sono messi davanti gli atleti della Zalf, noi eravamo perfettamente a ruota, è uscito Oliviero ai 500 metri, 600,
è partito rosa, poi qua sul rettilineo d'arrivo sono partito io ai 200 metri e ce l'ho fatta arrivare fino all'arrivo. La dedica per questa vittoria a chi va? Ma sicuramente agli sponsor che ci supportano, a tutti i direttori sportivi qua presenti, Bevilacqua, Di Leo, Valotti, al presidente Beppe Colleoni che quest'oggi era in ammiraglia a supportarci e a tutto lo staff che componiamo una squadra perfetta da sotto tutti i punti di vista. Rammarico per la mancata vittoria perché la dovevo a tutta la mia squadra, perché oggi ho fatto un ottimo lavoro dandomi una grossa mano, poi sul finale ho trovato Cossoni e è stato più bravo, ha avuto più gamba, però dai, sono più contento per un futuro. Adesso puntiamo a domani e cerchiamo di vincere. Beh, insomma, oggi ci tenevo a vincere, visto che l'anno scorso sono andato bene, sono stato migliore degli anni del 21. Quest'anno dai, ho tenuto bene in salita, sono arrivato abbastanza bene all'arrivo, però purtroppo siamo un po' mancati con la squadra, i 500 metri ci siamo fatti riassorbire dagli altri e ho preso la vatta un po' indietro e non sono riuscito a rimontare.